Grazie, grazie. È troppo. Devo dire tantissime cose ho fatto. E no, sembra ieri, che è anche il titolo di una canzone che ho fatto. Perché tutte le cose, non so se capita anche a te, che hai fatto nella vita, se fai un po' di marcia indietro, sembra, almeno a me, sembra che tu l'abbia fatta il giorno prima. Sai che non mi colpisce questa tua reazione? Perché pur non conoscendoci e non frequentandoci di te, ho sempre pensato che sei un uomo molto umile e forse un po' troppo umile. È una critica che ti hanno mai mosso le persone che ti vogliono bene? Devo dirti che mi hanno un po' costretto all'umiltà. Nel perché? Senso, perché io nasco dalla scuola del maestro Giovanni Danzi, grande personaggio. Che ci ha scoperto. Che mi ha scoperto, che mi ha voluto che io facessi questo lavoro, chiamiamolo così, si può definire così. E quest'uomo mi ha insegnato tante cose molto belle della vita. Una fondamentale, mi diceva, chi vuole vada, era una sua frase bellissima, chi vuole vada, chi non vuole mandi. Se tu vuoi qualcosa, vai tu a chiederla. Male che ti vada, ti dicono di no e te lo dicono in faccia. Perché se tu mandi qualcuno al tuo posto, è la volta buona che poi ti riferiscono delle cose che magari non sono né quelle giuste né quelle sincere. Allora, sulla scia di questo personaggio, che era un uomo di una dolcezza unica per il nostro ambiente, io sono cresciuto un po' con questa caratteristica. Tu adesso hai sottolineato il fatto che a volte io sono stato un po' troppo remissivo, un po' troppo contenuto. Però purtroppo quando tu nasci con un'etichetta, memore mi già, quello di Innamorati a Milano, sembra che tu abbia fatto solo quello. Poi quando vedi le cose che hai fatto... soffrire la semplificazione con cui alcuni miei colleghi ti hanno aggettivato e relegato negli anni, perché tu... Io devo dire che ho una grande stima nei tuoi confronti, che tu hai avuto la capacità di reinventarti sempre. Sì, lo hai fatto attraverso il tuo talento, perché sei un uomo ironico, autoironico, l'ho detto più volte in apertura di programma. Sì. Vorrei sapere quanto ti ha ferito l'idea di essere relegato come quello di quella canzone e basta. No, non mi ha ferito, però ogni volta che si parlava di me, io avevo il mio biglietto da visita era quello, no? E allora io dicevo, ma no, non è possibile, perché io riesco a fare questa cosa, io sono in grado di fare quest'altra cosa, anche perché pensavo che facendo questo mestiere, chiamiamolo così, se tu non hai diverse frecce al tuo arco, credo che rimani limitato e fai quella cosa lì, che ti va bene fino a un certo punto, poi quando si stufano di quella cosa lì, evidentemente tu hai chiuso. Lo sai che alcuni tratti della tua personalità, sì, almeno quelli che io ho notato negli anni, insomma, sì, credo anche il pubblico a casa, cioè il garbo, la gentilezza, la sobrietà, una simpatia e un'ironia mai volgare, mi ti fanno accostare a un altro personaggio della televisione italiana che purtroppo non c'è più e che io stimavo molto, a cui volevo bene, che è Luciano Rispoli. Perfetto, perfetto. Personaggio che io ho adorato e lui adorava me. Ah, questo non lo sapevo, eravate amici? Sì, moltissimo. Io poi ho fatto degli scherzi con lui. Quindi è un accostamento felice? Sì, molto, molto, perfetto. Perché era un gentiluomo, sia nella professione che, tu sai, è stato anche dirigente RAI. Certo, ha inventato, bravo, quando c'era la Teti, bravo, a Radio RAI, il primo programma che io tra l'altro ho avuto l'onore di condurre per qualche anno, il Chiamate Roma 3131. Cioè, perfetto. E allora lui adorava questa mia canzone. Poi, nelle mie, diciamo, caratteristiche e i miei tentativi di fare l'imitatore, mi veniva molto bene la sua voce. Ti prego, prego, esibisciti. No, e poi ti racconto uno scherzo che ho fatto all'amico Califano, perché ho fatto uno scherzo incredibile. Allora, lui quando mi vedeva, Luciano, diceva, Borghigi, ma che bella canzone, Innamorati a Milano, è formidabile questa canzone. E mi adorava proprio per questa sua passione per questa mia canzone. Allora io delle volte, approfittando della sua complicità e della sua amicizia, magari chiamavo Franco Califano con la voce di Rispoli. E dico,
Fracco, domani vieni a Tappeto Volante, mi piacerebbe che tu venga a fare l'ospite della trasmissione. Io, se vedevo domani, allora Fracco, sei bravissimo, andava in trasmissione, arrivava lì, lo vede, oh ciao, sei venuto a trovarmi, Fracco, no, ma che vado a fare la trasmissione. Questa è una dote sì, che molti telespettatori hanno già, come dire, avvertito, appurato in alcune tue occasioni di partecipazione sì, televisiva. Ma devo dire la verità, è la prima volta che la vedo. La becco. No, sei bravissimo. Facciamo una cosa, manda tu la pubblicità sì, con la voce di Luciano Rispoli. Allora, carissimi amici, mi raccomando, non lasciateci, perché sarebbe un vero peccato. Un po' di pubblicità fa bene a voi e anche a noi, credetemi. Bentornati a Dio e Te con Memore Migi, una conversazione già iniziata qualche minuto fa che insomma mi ha colpito soprattutto verificare nuovamente un'altra dote che è quella di imitatore che hai, anche se so che tu nella vita volevi fare l'imitatore. Sì, all'inizio sì, perché io ero un grande fan di Tony Dallara. Per me era il mio idolo. Quando ancora non pensavo di fare questa professione, io andavo nei negozi, c'è uscito l'ultimo disco di Tony Dallara, perché tu sai che Tony Dallara è stato il primo urlatore bravissimo in Italia, Dallara, insieme a Betty Curtis, perché hanno spezzato quel genere tradizionale della canzone all'italiana, perché con l'avvento dei platters che facevano il famoso terzinato, no? Tu eri pazzo dei platters, no? Io sì, e poi soprattutto Tony Dallara è stato il nostro primo urlatore e per me era il mio idolo. Dai, imitami un attimo Dallara. Allora, Dallara, devi partire dal modo di parlare. Allora, lui parla con le adenoidi, no? Allora tu devi salire piano piano, cominci a parlare così, perché comincia a diventare, ciao Pierluigi, come stai? Ti vuoi che ti canti un pezzettino di una canzone? Tacatene, questa qui è bella, Tu sei romantica, amica delle nuvole. Comunque sei uno showman, dovresti condurre un programma da solo tu, io lo penso da moltissimi anni e per convincere chi ha il potere sì, di darti un programma scomodo dalle teche Rai, una quantità di video che ho trovato in questi giorni partendo dal 1968, noi canzonieri, guardate Memore Migi. Mi sai dire come nasce il cantante confidenziale? Beh, in genere nasce come tutti gli altri bambini. Esattissimo, e appena va a scuola viene subito sbattuto in castigo perché si prende troppa confidenza con l'insegnante. Da adolescente si impone la scelta decisiva. Mm-hmm. Farà in tutta confidenza il redattore di una piccola posta strettamente confidenziale? Ma. Oppure diventerà confidenzialmente un confidente della polizia? Ah, nel nostro caso non ci fu scelta, né posta confidenziale né confidenzialmente confidente. Il nostro appena nato non ebbe dubbi, il suo destino fu segnato. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi col vento tra le rose, tanto è forte che non svanirà, non sfiorirà. Alla tua reazione, non ti ricordavi questo filmato? Questo no, assolutamente. Non te lo ricordavi proprio? Niente. E che effetto ti fa rivederti? Sono smemorato. Smemorato. Che effetto ti fa rivedere questo filmato del 1968? Ma mi fa uno strano effetto. Non sembro neanche io, per dirti. Non perché... sono delle cose che... Le ho fatte, le ho realizzate, le ho vissute, le ho gustate, perché per me sono state delle emozioni straordinarie, tutto quello che ho fatto. Pierluigi, io ti faccio una confidenza, io sono stato e sono una persona fortunatissima, perché mi è andato tutto bene nella vita, tutto, fin da ragazzino. Da ragazzino ho fatto anche le opere. Ne parlavo prima con Katia, ho fatto il coro dei Monelli nella Carmen di Bidet. Con la guardia quando monta ci sappiamo accompagnare, tromba suonare si pronta. Hai degli occhi, io ti sto sì, guardando sì, con molta attenzione, hai degli occhi piccoli, profondi, a tratti malinconici,
tradito questo sguardo dall'ironia e dalla vitalità che porti con te, come se fossero un abito che nascondesse la tua parte, diciamo, più intima, più agrodolce, più intima. È una percezione sbagliata? No, è proprio così. È proprio così. Perché ti dico, veramente il fatto di avere avuto anche delle persone giuste vicino a me, soprattutto la mia moglie, la compagna della mia vita, che quando mi ha conosciuto mi ha detto: cosa vuoi fare da grande? Perché io non avevo la minima idea di cosa volessi fare. E avendo avuto vicino a me una donna molto forte, che la stiamo vedendo, mi ha dato una spinta a tirar fuori quello che di meglio c'era in me. E ho cercato sempre di migliorare, perché quando tu hai vicino una persona che dice: no, questa, guarda, questa non farla perché no, non va bene. No, questa invece è una cosa che puoi fare. Ma tu hai scelto l'amore, hai preferito costruire una famiglia a costruire e a investire sulla tua carriera. Mi sembra che tu abbia fatto una scelta di campo nella vita anche, no? No, guarda, io non è che abbia investito sulla famiglia. Ho avuto la fortuna appunto di trovare questa donna con la quale siamo stati fidanzati e quella che mi ha ispirato anche Innamorati a Milano, perché io vivendo in una piccola cittadina di provincia. Ci arriviamo. Sì, appunto. Su Innamorati a Milano, perché sì. È una pagina della storia della musica leggera italiana che voglio toccare con le giuste corde tra qualche minuto. Ma allora, non ti ricordavi che nel 68 hai fatto Noi Canzonieri, ma nel 69 ti ricordi cosa hai fatto? Aiutami tu, però. Dai, te lo faccio vedere. Dai. 1969, Memore Migi. Quando verrai a casa, porta con te un sorriso, poi parleremo insieme, così diventeremo finalmente una famiglia, una vera famiglia. Una vera famiglia. '69. Lo vedi che nella vita tutto torna, l'avevi già cantato il tuo amore per la famiglia, una vera famiglia, ed era una canzone molto avanti nel tempo, perché era la storia di un ragazzo che dice al padre, a un certo punto prende il coraggio a due mani e dice al padre: ma scusami, tu hai un sacco di problemi, vieni a casa, ti metti a leggere il giornale, non ci fili per niente, non hai sbagliato tu, è la vita che porta a queste tue insoddisfazioni, per cui quando vieni a casa porta con te un sorriso, così diventeremo una vera famiglia, i tuoi problemi lasciali fuori. 4 anni dopo, sullo stesso palco, Il mondo è qui. È strana la luce che al cielo stasera, la foglia sul ramo si muove leggera, le ombre dei pini si allungano vicino a noi. Ed io come un vento ti sfioro i capelli, non ho conosciuto momenti più belli, mai, mai, mai. E senza bisogno di grandi parole, mi schiudi le labbra e il tuo mondo d'amore. Con te sul cuore stretta forte, 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 forte. Hai cantato delle bellissime canzoni. Che possono essere ancora attuali. Sì, sono contemporanee, sono bellissime. Anche perché oggi, come oggi,
si sente la gente comune, quella che ama le cose semplici, ma non le fanno più le canzoni di una volta, quelle che si cantano sempre. Sai, ma è così. A me piace fare, l'avrai verificato, poi magari ovviamente può non piacere a una parte del pubblico, a me piace fare la TV di una volta, mi piace ascoltare la musica di una volta, mi piace leggere i libri di una volta e mi piace vivere come si viveva una volta, perché penso che non c'è più niente di contemporaneo che sottrarsi alla modernità. E scrivere come una volta. E scrivere come una volta. Ma hai perfettamente ragione, hai perfettamente ragione. Cerchiamo di conservare le cose che ahimè non ci sono più e che non dovrebbero morire mai, ma dovrebbero sempre essere vive e sane. Non perché vogliamo insegnare qualcosa a qualcuno, ma ci vuole così poco. Nel 1975 questo signore, 2 anni dopo Il Mondo è qui, presentato a Sanremo, intervistato da Adesso Musica, parla di Milano. Sentite com'è. Memo, secondo te esiste ancora una Milano così umana come tu descrivi nelle tue belle canzoni? Beh, devo dire che a Milano di umanità ce n'è molta. Milano, come ogni grande città, può lasciare dentro a volte però una solitudine disperata, nonostante gli amici e le persone che più amiamo. Comunque, in questo mio LP ho voluto descrivere non la solita Milano stereotipata dei barboni o della nebbia, ma bensì ho voluto mettere in risalto quello che può essere la solitudine di un individuo pur vivendo in una città così movimentata come può essere Milano. Che Italia era? Che Milano era? Era un'Italia... Un'Italia bella, era una Milano bella, pulita, viva. C'era la famosa Galleria del Corso Pierluigi, che era la fucina della musica leggera italiana. Tu passavi in questa Galleria del Corso, c'erano tutte le case discografiche, le case editrici, con le finestre aperte. Sentivi da ogni finestra uscire cantanti che cercavano magari di andare a Sanremo oppure di avere successo. Erano gli anni in cui, l'hai citato prima, il nostro comune amico Franco Califano, prima ancora di cantare, dirigeva un'etichetta chiamata l'Ariston, sì, è vero. Scoprì Ricchi e Poveri. È vero, ed è bellissimo ricordare un pezzo d'Italia, della discografia di questo paese che poi negli anni si è modificata tantissimo e non sempre in bene. È vero, io Franco l'ho vissuto lì, in quel periodo che è venuto a Milano. Abbiamo fatto anche una canzone insieme. Posso chiederti, dimmi. Posso permettermi di chiederti, certo, di accennare a cappella... Senza base, ma tanto sì. sei un fuori classe, Innamorati a Milano, e dedicarlo al pubblico di Io e Te? Ah, volentieri. Però tu mi devi fare il coro. Quando c'è a Milano tu devi fare a Milano. Io non sono capace a cantare. No. Se lo devi fare. Dai. Dai, allora. Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano. A Milano. Senza fiori, senza verde, senza cielo, senza niente, fra la gente, tanta Milano. Gente. Scusa. Eppure in questo posto incredibile, tu mi hai detto ti amo, io ti ho detto ti amo. Che meraviglia, una canzone... Semplice. Ma sentita, è un omaggio a Milano bellissimo, ma devo dirti la verità... C'è un pezzo di televisione che ho visto nelle Tech Rai in questi giorni, era il 1977, il programma si chiamava A Modo Mio, in cui questo signore, insieme a un bambino e insieme a Sandra Mondaini, fanno questo numero. Guardate. Mio figlio? Appunto. Basta. Prendo. Parto. Parto. Volo via. Voglio vivere. Sì. Come dico io. Mio. Voglio vivere a modo mio, come dico io, a modo mio, voglio vivere a modo mio. Bravo. La bellezza di questa cosa è che è più emozionato il padre del figlio. Sì, questa cosa è...
l'abbiamo studiata tanto poi la comunque cosa... bravo, veramente bravo. Comunque Stefano, ti ringrazio, è stato adesso molto carino. Stefano... abbiamo visto che Sandra, vedi, è stata molto gentile, molto carina, sì. Ci ha accolto veramente in una maniera dolce, carina, affettuosa. Sono molto contento. Grazie Stefano. Stefano, ci vediamo dopo. Grazie. Stefano, ti dimentichi di qualcosa? Di qualcosa? Sì. Cosa? Tu mi dovevi prendere una scatola di soldatini. I soldatini? Io non mi sono dimenticato, Stefano. Te la dà il Tony? Ce l'hai Tony una scatola di soldatini? No. No? No. Cioè dovevi dargli i soldini sì, per la scatola? Sì, mi ero dimenticato. Lui se faceva questa cosa gli faceva un regalo, una scatola di soldatini. Quanto costa una scatola di soldatini? 10.000 lire. Ho capito. E lui ti avrebbe dovuto dare una scatola di soldatini per cantare? Sì. Sì. Senti, per andare via quante scatole vuoi? Un'altra. Due scatole? Sì. Capito. 20.000? Sì. Ecco. Grazie. Ciao. Ciao. Bambino interessato. L'hai svelato prima del lancio, era ovviamente Stefano, tuo figlio, era dolcissimo questo bambino. Beh, fantastico. Poi lui, abbiamo inciso questa canzone, Torna a casa mamma, che è stata una cosa proprio da tagliarsi le vene in un momento in cui i bambini, è una cosa non tanto simpatica da sottolineare, c'è stato un periodo in cui la discografia cercava di toccare determinate corde emotive prendendo i bambini, tipo non so, piange il telefono, Udugno, poi c'era mi scappa la pipì, papà, tutto. E io non volevo essere da memo, da meno, e con mio figlio, con mio figlio ho fatto questa canzoncina che era una ma cosa ma era molto tremenda. Dolce l'esibizione, sì. E si vede anche la naturalezza, la spontaneità. Sì, sì, sì. Di Stefano, di una televisione appunto spontanea e non artefatta e costruita. Quello. Facendo un salto in avanti, molto in avanti, qualche anno fa, insomma, oggi hai la sfortuna di interloquire con me, ma nel 2016 hai avuto il privilegio di essere intervistato da questa signora qua, clip numero 7, guardate che sorpresa. Nel 79 credo addirittura, non mi sono fatto mancare niente. No, niente, sei veramente un personaggio straordinario, eclettico, hai fatto di tutto, da radio, televisione. Radio bellissimo. Cerchi nell'acqua, ti ricorda qualcosa? Vabbè sì, è una canzone che io amo moltissimo, è stata inserita in questo film che era Vivere per vivere, per darti tutto ciò che vuoi, te lo ricordo delle Lush. E a un certo punto c'era questa mia canzone che vorrei dedicarti. Cominciavi così, coi tuoi primi perché... La riva dell'acqua che cantava per te, tra i discorsi del vento e la tranquillità di un canale tra i campi e il mulino che va. Era il tuo passatempo quando stavi laggiù, far dei cerchi nell'acqua non chiedevi di più. Oggi invece non senti quella tranquillità, devi stringere i denti per restare in città. L'ambizione è il tuo credo e per lei sottostai alla legge precisa di non cedere mai. E noi non cederemo mai. No. Non cedere mai. Mai cedere. Niente male, Katia, intervistatrice, è un bel privilegio. È venuta a casa mia. È Katia, guarda la Ricciarelli, cosa si scopre nelle Tech Rai, era il 2016 e Katia conduceva Sabato In. Esatto. Katia? Dimmi. Non mi dici nulla, eh? Non mi faccio mancare nulla. No, avevo fatto in quel periodo 20 interviste a 20 personaggi della musica leggera, musica leggera. Mi sono divertita moltissimo. Tu sei un uomo di televisione, Memmo, che ne pensi di questa esperienza eccezionale che Katia ha fatto in questo programma quotidianamente portando la lirica alla conoscenza di un pubblico molto ampio, perfino dei bambini? Beh, allora, innanzitutto Katia è una donna estremamente credibile in tutto quello che fa. È di una sincerità e di una spontaneità, non sono, Katia, non sono delle sviolinate, per amor di Dio, però è abbastanza raro nel nostro ambiente trovare delle persone come lei, devo dire anche come te, adesso, parte tutto, veramente, tu riesci a fare delle interviste
che non fanno altre persone, perché sei gentilissimo. Non fai domande prima, non ci siamo visti prima. Tu riesci a scavare nell'anima. Ok, parliamo di Katia. No, lasciami parlare. Parliamo di Katia. Ma, scusa, parliamo un po' di te. Ma mi mette in imbarazzo. Io ti voglio intervistare. Ma tu sei pazzo. Parliamo di Katia, che ha un dono che è quello della lealtà. Ma la cosa che più mi ha colpito nella tua storia, è quando parlavo prima di umiltà, è vederti, se non sbaglio, 2 anni fa, ero a casa, stavo guardando Sanremo, direttore artistico Claudio Baglioni, conduttore Claudio Baglioni, a un certo punto in platea Claudio si accorge che c'è Memore Migi. Guardate che succede. Buonasera Claudio, buonasera a tutti, buonasera. È bello vederti. Grazie dell'invito. Grazie a te. Un invito così di prestigio non me lo sarei mai aspettato. No, ti ringrazio. Vabbè, ma tu sei stato qui, hai presentato tante belle cose. Sì, ho avuto i miei periodi felici con il festival. Parliamo della preistoria, però sono canzoni che... Quale preistoria? Insomma, sono anni un po' trapassati. Guarda, ero già grande anch'io. No, sai perché? Poi tra l'altro tu fai 50 anni di carriera, io ne faccio 54... E siamo ancora qui, questa è la cosa più importante. Questa è bellissima. Ho anche una canzone di Claudio, sì. Siamo ancora qui. Siamo ancora qui. E poi prosegue qui questa cosa, che forse tu non sai, non l'hai seguita. Io a un certo punto... L'ho seguita, non potevo mettere tutto il pezzo. Sì, no, accenno la mia canzone che ha avuto più successo nel mondo, che Io ti darò di più, la canzone che io ho sempre definito del megalomane. A questo punto l'accenni qui, dai, vai. Dai, non c'hai niente? E quella io l'ho definita la canzone del megalomane, dal titolo, no? Che sono sempre gli uomini che dicono alle donne io ti darò di più, poi al momento buono. Comunque la canzone faceva... Io ti darò di più, io ti darò di più di tutto quello che avrò da te. Tony Dall'Ara. Anche se tu mi amerai come non hai amato mai, io ti darò di più, oui, molto di più. Dai, un applauso dello Frio Tredi, Saxa Rubra, un grandissimo. Grazie a voi. Memore Migi. Grazie a voi. Non ho preparato questa parte, ma ho pensato di chiederti altro, tant'è che ho chiesto agli autori di prepararmi una basetta, perché io e te abbiamo una comune passione, che è anche di Katia, che è quella per i cani, ma soprattutto per un genere particolare, per i bassotti. Per me i bassotti sono... Io, il mio bassotto Ugo, a cui ho dedicato il film una rubrica, no? Gli amici di Ugo, è gran parte della vita, ma il mio bassotto assomiglia... al bassotto di Memore Migi. Ma tu non hai idea di cosa rappresenta questo essere speciale per me? Tu non hai idea. No, io ne ho talmente idea. No, non puoi avere un'idea. Avendolo ne posso sì, avere lo un'idea. So. Però tu, grazie no, ma al tuo tu non talento... sai quello che sento e provo io per questo piccolo essere straordinario. Facciamo una cosa. Sì. Io gli ho dedicato una rubrica televisiva. Sì. Tu gli hai dedicato una canzone. Una canzone, mi sì. piacerebbe ascoltarla. Sì. Quindi io adesso la... presento, parte la basetta e tu la fai ascoltare al grande pubblico di Rai 1. Un allora, essere speciale. Certo, sono preparatissimo in materia. Allora, cari telespettatori e cari telespettatrici di Rai 1, a io e te l'omaggio di Memore Migi ai bassotti, ma soprattutto al suo amato bassotto. Bacio. Il titolo della canzone si chiama Un essere speciale, il bassotto di nome fa bacio. Memore Migi. È il cane il vero amico della vita, che per la vita non ti lascerà. Nessuno mai ti deve abbandonare, perché tu sei un essere speciale. Se vuoi cercare un vero grande amico, fai attenzione a quello che ti dico. Potrai incontrare gente anche speciale, ma non sarà mai come il tuo animale. Se in questo mondo pazzo ed incosciente potessimo cambiare certa gente, si parla sempre dell'umanità. E se ami un cane un senso si ce l'ha, è lui che mi ha insegnato a diventar migliore. È lui che mi sa dare sempre tanto amore.
il vero amico della vita, che per la vita non ti lascerà. Nessuno mai ti deve abbandonare, perché tu sei un essere speciale. Nessuno mai ti deve far del male, perché tu sei un essere speciale, un essere speciale. C'è anche l'altro. Memo Remigi, il suo omaggio musicale a Bacio, un essere speciale, viva i Bassotti, che è sono vero, degli esseri viventi molto molto speciali, con un carattere incredibile, soprattutto i Bassotti a pelo ruvido, come i nostri. Allora, raggiungo Lucangelo Bracci in postazione per omaggiare Memo Remigi con un ritratto, un disegno di... che bello, sto già guardando la citazione che i bambini che sono a casa e quelli che sono stati i bambini ovviamente negli anni 70, 80 e 90 ricorderanno, perché è un omaggio a un grande personaggio che ha tenuto compagnia ai bambini dell'epoca. Eccolo qua, guardate come Lucangelo Bracci ha voluto ritrarre Memo Remigi, dai Memo, e a come dire, esortare Memo Remigi, Ma che bello. Topo Gigio. Ma tu sai, ho fatto 15 puntate con Topo Gigio. E lo so. Ma cosa mi dici, maestro? Poi mi dico, coccole. Ciao, poi Luigi. Come stai? Sei proprio bravo. Bravo, bravo. Eccolo qui. Il mio Topo Gigio. Che meraviglia. Grazie, complimenti. Senti, Memo, ti ringrazio di cuore per aver accettato questo invito. Ti auguro veramente il meglio. Mi diverte molto vederti venerdì sera con la banda lì. Sì, è una grande famiglia, ci divertiamo molto. Sono dei geniali pazzi, perché è solo così che ci si può divertire. E poi mi hanno dato la possibilità di avere una seconda giovinezza con questo programma. Sei un gentiluomo dello spettacolo italiano. Io mi auguro che tu possa avere presto veramente a disposizione un programma, perché hai tantissimi talenti da mettere in campo. Memo Remigi, addio e te. Grazie. Fantastico, grazie. Veramente. Grazie.